Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nella mia cucina. Io sono Paul Claire e questo è il mio canale. Oggi vi voglio presentare la mia prima ricetta dolce del canale e sono i cantucci a modo mio. Perché li preparo i cantucci? Perché voglio mandargliene una scatola a dei ragazzi che hanno uno splendido canale che si chiama Slim Dogs, che io seguo molto. E siccome vedo che non hanno mai da mangiare cose sane, voglio preparargli questi biscotti, questi cantucci, così quando saranno lì nel pomeriggio che monteranno video o fotografie, ogni tanto potranno stuzzicare qualche mio biscotto e magari, siccome a me la intro del mio canale non è che piace tanto, se per caso gli viene voglia di farmela, io sono a loro completa disposizione. Iniziamo con gli ingredienti che ci servono per fare i cantucci a modo mio. Perché dico a modo mio? Perché la ricetta tradizionale dei cantucci è quella, anche se le tradizioni cambiano volta per volta, come gli spaghetti al pomodoro, c'è la ricetta tradizionale, però ogni famiglia poi lo fa a modo suo. C'è chi mette la cipolla, c'è chi mette l'aglio, c'è chi li mette tutti e due, eccetera. Allora, siccome io faccio delle piccole modifiche alle mie ricette, metto a modo mio, così sono a posto con gli haters e tutti sono in pace. Visto che vedo che gli iscritti aumentano molto lentamente e ci sono anche pochi mi piace, vi consiglio una cosa: mettete subito un bel mi piace al video, poi se per caso non vi piace, alla fine lo togliete, però non vorrei che dopo vi dimenticaste. A questo punto iniziamo con la preparazione dei cantucci. Vediamo quali sono gli ingredienti che ci servono. Ecco, non guardate i miei ingredienti perché io lo sto facendo per quattro, però a voi vi dirò gli ingredienti che servono per voi per casa vostra, perché io lo faccio per quattro volte. Quindi serviranno 265 g di farina 00, 180 g di zucchero semolato, un uovo bio. Mezza scorza, di solito si mette l'arancia per i cantucci, quelli tradizionali, però io metto il lime. Poi 10 g di marsala, un tuorlo per spennellare, un pizzico di lievito, un pizzico di sale, 110 g di mandorle, di solito si mette, però io, siccome sono intollerante alle mandorle, metto 55 di nocciole e 55 di noci. E per finire aggiungiamo 30 g di burro a temperatura ambiente. Questa ricetta la potete fare tranquillamente tutti perché è molto semplice da preparare. Vediamo di iniziare allora a vedere come si fa. Allora, innanzitutto mettiamo le uova. Io uso una planetaria, quindi farà tutto lei, però se voi non avete la planetaria potete mettere tutto in una grossa boule e poi un po' di olio di gomito, impasterete voi l'impasto. Allora mettiamo le quattro uova, una, due, quattro. Ricordatevi sempre che io vi sto facendo la ricetta, io la sto facendo quattro volte la ricetta che vi ho dato, quindi se vedete che metto quattro uova è per il motivo è perché le sto facendo per quattro. Poi aggiungiamo lo zucchero. Gli diamo una mescolata. C'è bisogno di sbattere forte, dobbiamo solamente mescolare lo zucchero con le uova. Poi aggiungiamo la farina. Aggiungiamo il marsala. Poi mettiamo un pizzico di sale, che nei dolci un pizzichino di sale gli dà sempre quello spunto per dare proprio il contrasto. Poi
un pizzico di lievito, ma proprio poco. E gli diamo prima una bella impastata. Facciamo andare la planetaria piano piano e cominciamo a mischiare i primi ingredienti. A questo punto aggiungiamo il burro e aggiungiamo anche la scorza del lime. E continuiamo ad impastare ancora un po'. Aggiungiamo per ultimo le noci, le nocciole, cioè, e le noci. Mi raccomando, adesso facciamo girare piano, perché sennò rompiamo tutte le la frutta secca. Quindi anche voi, se impastate a mano, impastate piano, sennò rompete tutta la frutta secca che c'è all'interno. Dobbiamo solo amalgamarle all'impasto. Una volta che l'impasto è pronto, non facciamo altro che metterlo sul tavolo. Messo sul tavolo, gli diamo una piccola impastata alla mano. Poi creiamo dei panetti. Io lo divido così. Facciamo dei panetti e li trasformiamo in bicioloni. Allora non fateli troppo grandi di diametro, perché dopo nel forno si lascerà andare, quindi diventeranno troppo grossi. A me piacciono non troppo grossi, più o meno questa qui è la lunghezza della mia teglia. E cominciamo a metterla dentro nella prima teglia. E proseguiamo con gli altri. Se viene troppo lungo, non vi preoccupate, ne tagliate un pezzo e poi lo attaccate a quello dopo. Naturale, Watson. Lo mettiamo anche quello nella teglia e andiamo avanti così per tutti gli altri. È pronto anche l'altro, l'ultimo nostro filoncino. A questo punto mettiamo il forno preriscaldato a 200 gradi e dobbiamo lasciarli dentro per 20 minuti. Forno statico, senza ventola. Che errore che stavo facendo! Prima di metterli nel forno dobbiamo spennellarli con del tuorlo d'uovo. La gattina frettolosa, per fare in fretta, fece tutti i gattini ciechi.
le cose vanno fatte con calma. Ecco qua, adesso possiamo infornare. Gradi 20 minuti e intanto ci svapiamo una bella sigaretta elettronica. Allora, sono passati i 20 minuti nel forno statico a 200 gradi, andiamo a prendere i nostri cantucci. Allora, abbiamo tirato fuori dal forno i nostri cantucci, la prima sfornata. Dobbiamo tagliarli adesso che sono ancora morbidi, perché se aspettiamo che si induriscono, quando li tagliamo si sgretolano tutti. Invece vanno tagliati adesso che sono morbidi e, mi raccomando, vanno tagliati a fetta di salame, quindi obliqui. Adesso vi faccio vedere come. Allora, questo è il modo in cui dobbiamo tagliare i cantucci. Di traverso, un bel colpo secco, allora, perché i cantucci dicono che si chiamano così? Perché le famiglie più ricche compravano la parte centrale, cioè i biscotti. Il culetto, che è questo qua, si chiamava cantuccio e lo compravano i poveri. Per questo che dicono che i cantucci si chiamano così. E adesso cosa facciamo? Proseguiamo con tutti i filoni e li tagliamo tutti in maniera obliqua. Una volta che li abbiamo tagliati così, prendiamo la nostra teglia. E c'è chi mette il cantuccio così, però secondo me così tosta solo da un lato. Allora io cosa faccio? Li metto verticali, così tutte e due le facce possono tostare tranquillamente, e li dispongo nella teglia. Una volta che li abbiamo tagliati in obliquo e li abbiamo posizionati sulle nostre teglie da forno, li rimettiamo in forno per ancora 18 minuti, però questa volta a 160 gradi, perché devono biscottare. A questo punto non ci tocca che aspettare ancora questi 18 minuti e ci facciamo un'altra svapata. Allora ragazzi, sono trascorsi i 20 minuti a 160 gradi, adesso andiamo a sfornarli. Eccoli qua, i nostri cantucci o biscotti di Prato. Adesso sono ancora belli caldi, adesso ve li faccio vedere per bene. Eccoli qua, i nostri bei cantucci. Già solo a vederli ci viene l'acquolina in bocca. Adesso ne proviamo uno, tanto per vedere se sono usciti per bene. Eccoli qua ragazzi, i nostri cantuccini. Vedete, con dentro tutti i bei pezzettini di nocciole e di noci. Li proviamo uno. Sono bollenti. Questi biscottini sono buonissimi, sono semplici ma gustosi. Potete prepararli con i vostri amici o con i vostri figli, ma magari non fategli tagliare col coltellazzo i biscotti nella seconda cottura. Anche per questa volta è tutto. Andate in pace. Fatemi sapere nei commenti sotto il video se vi sono piaciuti,
se li avete provati, qual è la ricetta che vorreste vedere in futuro. Mettete un bel mi piace al video. Questi sono buoni da mangiare, sì, nel periodo natalizio, ma dopo pasto sono sempre buoni. Potete anche regalarli, come nel mio caso, che li sto regalando agli Slim Dogs, che sono tanto simpatici e mi hanno aiutato a iniziare questi miei video. Un salutone dal vostro Paul Clare e alla grande. Ciao! Ah, dimenticavo una cosa importantissima, che il cantuccio ha l'amichetto del cuore, che si chiama Vinsanto. Provate a fargli un bel tuffetto all'interno del Vinsanto e assaporarlo così imbevuto. Ma che ve lo dico a fa'?